Avevo proprio sete ed è apparsa una fontanella. No, io guardo un po' in giro la gente, se stiamo qua, quelle sono le tappe fisse, perché qui quello è uno di quei posti in cui non posso vantare, nel senso che l'acqua è buona, ma soprattutto così non è mai caldo. Ah. Toglie molta... Va bene? No, ho preso il caffè prima quando sono andata a f***. Buona. E quindi questa è stata... era là dietro? E loro qui hanno portato un modo, un fior di conio particolare. E le monete di Federico II sono le monete più belle che si siano state mai fatte. Esteticamente? Bellissime. Wow, che bella! Si può entrare? Come no, sì. Certo che entriamo. Questa per esempio è una struttura studiata. E come dire, concepita per sfruttare la discesa dell'acqua e la pendenza finché ci sia questa portata d'acqua tutto l'anno senza motori. Cioè la prende dalle montagne? Sì, da quelle che sono le fonti qui intorno. Hanno scelto apposta, hai visto scendendo, no? Sì. Perché per caduta arriva. E noi tuttora non è che abbiamo molta contezza di tutte le fonti che hanno utilizzato, più o meno. Ma non è solo quello, perché questo l'ha fatto un cistercense, Tancredi da Pentina, scrittola poi lo vediamo. Cioè, le 99? Esatto. Sono fondamentalmente, è del 1275 questa cosa qua, più o meno. 1275? Dovrebbe essere quella la data, ma non discosta molto se mi sbaglio. E non sono 99 per caso, cioè noi siamo la città del 99, il Rosone è 99, e quel 99 ha un senso grandissimo, ma proprio grande, perché dentro quel 99 si nasconde la motivazione per cui tu poi riesci a fare certi percorsi nella vita attuando quello che è il tuo sogno, se vogliamo, ma soprattutto il tuo talento, il tuo carisma. Quella è la cosa, una delle cose più potenti che ci siano, in assoluto. Quindi quello che qui veniva detenuto era fondamentalmente il sapere che ti permetteva di essere quello che sei e di diventare quello che sei, il motivo per cui sei venuto qua, che è un po', diciamo, credo, no? Cioè metteva in risalto i tuoi talenti fondamentalmente. Ti faceva capire esattamente quello che tu vuoi, esattamente quello che tu sei ed esattamente quello che tu vuoi, tu sei in questa vita, è il massimo, perché quello poi comporta libertà, comporta tempo, comporta mancanza di stanchezza, di rabbia, di odio, di... Ma parli sempre del sapere che c'era in questo luogo, sì. O parli del posto geografico? No, il sapere di questo luogo. Cioè questo luogo si chiama 99 Cannelle, perché quel 99 rappresenta la città, ma quel 99 che rappresenta la città rappresenta il percorso a livello numerico. Cioè, ho capito. La modalità con cui per esempio l'ottava si muove dentro di noi e non sui tasti di un pianoforte o non fisicamente nella luce o non dentro i cristalli o non dentro i metalli, è una modalità che in qualche modo segnala nell'arco della nostra vita dei momenti. Conoscere quindi quelle dinamiche vuol dire in anticipo conoscere dei momenti che arriveranno comunque, ma soprattutto vuol dire gestirli quei momenti in modalità, in modi che ti permettono di ottimizzarli e superarli. Quali sono i momenti? Ci sono dei momenti che non sono belli. Quindi c'è qualcuno per esempio che dice: io per superare questi momenti e per vedere la vita in modo migliore decido di alzarmi, che ne so, 7 volte al giorno, come fanno nelle abbazie o nei luoghi di culto, per recitare i salmi, che sono un numero ben preciso. Ma quella frequenza nel recitare i salmi, quel suono, quel vivere secondo dinamiche ben precise non sono altro che un modo con cui evocare il campo. Per cui l'evocazione del campo attraverso una mimica quotidiana rende te il campo, e siccome il campo è il divino, cioè le leggi della natura, allora vuol dire che tu imiti il divino vivendo tutti i giorni in un certo modo. E siccome il divino non ha i vincoli del tempo, tu non stai vivendo secondo i vincoli del tempo e dello spazio, stai cercando di vivere la tua vita secondo altre dinamiche, per cui il 99 riassume queste dinamiche tutte. E creare un luogo dove l'acqua, che è, diciamo, il percorso più importante che noi facciamo in vita, abbia a che fare con il 99, è come portare qua con le magie, come mettere qua, che ne so, Chartres, è come fare, che ne so, Angkor, è così, Teste del Monte,
Non cambia. Diceva Sardino, diceva che non è assolutamente una struttura. Quella è un'altra cosa, per esempio, che stupidamente viene utilizzata così, perché se quella fosse adesso potesse diventare un luogo universitario in cui approfondire queste tematiche, verrebbero da tutto il mondo per iscriversi, da tutto il mondo, pagherebbero più di 4. Cioè io che sono commerciante, sono rimasto commerciante, io le cose le vedo, non è che non le dico a bambolo, so che pagherebbero. Cioè, mi succede a me quando vado in giro per quello che faccio, figuriamoci un luogo così strutturato in quel modo con qualcuno che insegna dentro, ma farebbero la fila per i prossimi 100 anni. E questo è un altro tipo di luoghi. Nelle sue proporzioni, nella sua geometria. Questa è la costellazione Aquila, questa qua. Questa? Questa forma qua. Sono sempre questi, praticamente. Questa è la geometria. Perché anche la forma... Ah, per cui questa piazza gli ha dato apposta questa forma, non è che hanno trovato uno spiazzo così. No, qua non fanno niente per caso. Lì hanno, qua quando si fanno certe cose in quei periodi là, in quei momenti là, sono strutturate tutte perché tutte rimandino a dan dan dan. Sono come delle matriosche, no? È un simbolo questo qua che poi rimanda tutta una serie di significati. Puoi metterci l'acqua qua, è una roba seria. Soprattutto, ma poi l'aspetto sonoro, cioè l'aspetto, è una roba particolare, non c'è niente da fare. Comunque sentire per tutti e dall'altro di un senso di pace, sì. È una cosa... Io quando porto la gente qua il problema è portarla via, perché quando veniamo intanto gli dico, vieni, mettete un po' i piedi dentro e restate. Quindi quando arriva come arriva il sostizio, restate, il primo raggio va là, bam. È bellissimo perché lì chiaramente ci sembrano due opposti, no? C'è il sole e l'acqua che vanno insieme. È un po' come dire sole e luna, no? Adesso sono sporche le vasche, le devono sistemare. E sono tutto diverso le facce. Sì. Ma i 99 sono questi o compresi questi? No, sono 93 questi, i 99 sono quelli sotto di questo. Quali là? Sì, in tutto sono 93, più 6 là che sono 99. Poi tutta la geometria, poi bisogna capire tutti i riferimenti simbolici che sono dietro le maschere. Poi ci sono... Perché ogni maschera è un simbolo? Sì. E te li sai tutti? No. No, noi qua abbiamo ragionato tanto ma non siamo riusciti mica a concludere molto, sai. E... Abbiamo chi? Tu, eh? E no, quando ci siamo occupati di questo mi sono occupato io e altri due personaggi, no? E poi loro, te l'ho detto, hanno fatto una strada, io ne ho fatto un'altra. Però quando... quando abbiamo cominciato a occuparci della storia dell'Aquila in questo modo, siamo stati i primi, 12 anni fa. Poi io scrissi una cosa che si chiama La rivelazione dell'Aquila, è stata la prima cosa scritta in assoluto, che poi ha avuto vita breve perché per un paio d'anni l'hanno venduta, ma ne hanno vendute di copie, era un po' una specie di breviario simbolico della città, no? Quello lo cercavano, che tu vieni qua non trovi niente, non è che tu, cosa andiamo a vedere? Allora no. E... Però da lì poi ho iniziato a scrivere altre cose, per me è stato un ottimo inizio, insomma, quello sì. Però quando ci siamo occupati nello specifico delle 99 cannelle, lì è stata dura perché in quel periodo là, nel Medioevo, c'era una ridondanza simbolica talmente ampia che adesso noi facciamo fatica a collegarla poi ai miti e ad altri personaggi. Allora c'era veramente il culto del mito e adesso abbiamo perso molti riferimenti che allora erano importantissimi. È un peccato perché ragionare per mito, ragionare per simboli, poi è come ragionare entrando in una casa dove ci sono un numero di porte infinite e un numero di stanze altrettanto infinito, non sai mai dove vai. Poi quando ti fermi un attimo e le metti tutti insieme ti rendi conto che parli sempre della stessa cosa, però è bellissimo in quel modo là. Noi non ce l'abbiamo più, allora ce l'avevo. Quindi dare ad ognuna di queste bocche d'acqua un senso simbolico voleva dire dargli anche un connotato energetico a quella cannella, no? Quindi hanno
hanno una percezione della realtà che noi non ce l'abbiamo più. Quindi il luogo tutto poi ha una potenza sua. Per l'energetico intendi che influisce sulla persona che gli sta di fronte? Eh certo. Quello intendi? Eh certo. Quella cosa è il fatto che il simbolo agisca su di noi è una cosa fattiva, non è una cosa così ipotetica. Succede. Ma succede persino meno, se non lo vuoi tu. Devi essere coscienti. È molto meglio, però si può anche scegliere di aspettare di essere coscienti. Perché a volte non lo sei, però i percorsi che partono poi sono tali per cui poi lo diventi. Io non ho letto il simbolo, è lui che ha letto me. È diverso. È lui che mi ha detto, guarda Michele che tu sei quella roba là, e tu gli dici, ma sei sicuro? No, te lo dico io, sto tranquillo che ti conosco. Ma guarda che non ti ho mai visto, no, ti conosco, è così. Perché parli col divino, no? Sì. Ci metti tanto tempo perché chiaramente. Ti tranci confidenza. Non ti fidi. E, però lui ti conosce, per cui ti dice guarda, lo so che è successa sta cosa, però vedrai che adesso la aggiustiamo. E quindi mano a mano tu entri dentro di lui e lui ti porta per mano, no? E poi diventa tante altre cose, no? Diventano libri, incontri, e tu riesci a prendere quel dolore e a farlo diventare un'altra cosa, capito? E quello è il miracolo della situazione, quello è il modo con cui trasformare un atto di guerra in un atto di pace, capito? Perché tu in quel momento là vuoi dar fuoco a tutto. E in quel senso è un percorso esportabile, no? Credo che sia una cosa positiva, soprattutto verso i ragazzi. Allora, adesso interrompo e poi dopo riprendo.